Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Io vi lascio come al solito in info box tutti i riferimenti, sia del gruppo sia tutti i link dei canali che partecipano a questa collaborazione. Questa volta il tema è le donne in primavera e ognuna di noi vi mostrerà qualche cosa che ci riguarda nella stagione primaverile, quindi magari un outfit oppure un video tutorial di make-up o di nail art, un video acquisti sempre comunque a tema primavera e io in particolare ho deciso di farvi vedere un tutorial di nail art, anche se devo dire la verità, io non sono un'esperta di nail art, quindi apprezzate la mia buona volontà e magari prendete spunto dall'idea, quindi non sarà un video tutorial perfetto, preciso e super professionale perché non è il mio lavoro, perché io comunque lo faccio solo per divertirmi, ma ho pensato di condividere con voi comunque le mie idee di primavera, quindi vi farò vedere un pochino di idee da realizzare sulle unghie, anche se non sono perfette. Quindi adesso vi lascio al tutorial e spero in qualche modo di esservi utile e di darvi qualche spunto. Per prima cosa vi volevo consigliare un set da 24 smalti colorati che vendono su Amazon. Come potete vedere, ci sono tutti i colori. È un, diciamo, un set di piccoli smalti perché comunque hanno una dimensione un po' più piccola, però ci sono veramente tutti i colori. Quindi diciamo che per giocare a fare le nail art, a fare delle prove, degli esperimenti, sono sicuramente ottimi. E se vi interessa, vi lascio in info box il link per andare ad acquistarli direttamente su Amazon. Io mi trovo bene, li ho presi per fare degli esperimenti e quindi oggi li andiamo ad utilizzare. Per fare queste nail art vi serviranno, come dicevo, gli smalti e alcuni dot. Per questa nail art voglio farvi vedere come realizzare un fiore. Quindi andate a stendere due mani di smalto verde su tutta l'unghia e poi con uno smalto bianco che abbia il pennellino abbastanza sottile andate a disegnare i petali partendo dalla punta esterna dell'unghia. Quindi partendo da qui andate a disegnare proprio i petali. Non fateli troppo grossi perché altrimenti poi è un effetto riempimento eccessivo. Comunque molto piano e molto delicatamente andate a fare un lavoro di questo tipo. Un po' come se fosse una croce in un certo senso, però cercate di dare una rotondità in modo che assomigli il più possibile al petalo di un fiore. Ecco, in questo modo. E poi una volta che sarà asciutto con lo smalto dorato oppure giallo, al centro andate a fare un puntino. In questo modo. Adesso la stessa cosa la andate a fare nella parte più alta dell'unghia, quindi qui verso l'esterno. Andate sempre a disegnare i vostri petali, fate una specie di croce in modo che assomigli comunque a un fiore. In questo modo qua. E una volta asciutto andate a fare un puntino al centro, più o meno in questa posizione. E in questo caso avete un'unghia tipicamente primaverile perché ha i fiori. Poi se volete potete fare un fiore anche da questa parte, però secondo me poi diventa troppo pieno, quindi io in questo caso lo lascio così. Adesso andiamo a fare una French diagonale, quindi partendo dalla parte esterna dell'unghia, dalla punta, andate su in diagonale, in questo modo, e fate una French fatta così, che rimanga diagonale. Dopo averla fatta asciugare, andate a fare dei puntini azzurri lungo tutta la linea diagonale superiore, quindi un puntino qua, uno qua, a distanza abbastanza ravvicinata, ma non troppo, quindi lasciate una certa distanza tra un puntino e l'altro. Possibilmente una distanza il più possibile regolare. Ecco, e vi verrà una cosa di questo tipo.
Questa è una nail art in realtà molto semplice, che non ha nulla di particolare, però va benissimo anche magari per quei contesti dove non potete fare una cosa troppo eccessiva e troppo vistosa. È comunque una cosa primaverile che ha, secondo me, una sua eleganza. Adesso, sempre con la vostra French in diagonale, andate a fare un'altra riga in diagonale azzurra, quindi sopra in questo modo. Non preoccupatevi se andate leggermente sopra, perché tanto poi andremo a definirla con lo smalto bianco. Adesso, come vedete, c'è l'unghia in due colori e con lo smalto bianco, con un pennellino sottile, andate a dividere i due colori, quindi praticamente tra la congiunzione del rosa e dell'azzurro sopra andate a fare una riga bianca. Adesso, per dare ulteriore definizione, con il dotter lungo la linea azzurra andate a fare dei puntini rosa. In questo modo, per andare a definire maggiormente il lavoro. Ecco, e anche questa è una nail art abbastanza fine che può andare bene in qualsiasi occasione. Adesso andiamo a realizzare una nail art un pochino astratta in un certo senso, che però secondo me ha un effetto comunque primaverile. Andate sempre con lo smalto bianco, con il pennellino sottile, a creare tre strisce che vadano verso l'alto partendo dalla punta esterna. Quindi praticamente fate una cosa di questo tipo, andate su, poi ne fate una sempre partendo dalla punta esterna leggermente più corta, che vada dalla parte laterale, diciamo, dell'unghia, così in questo modo. E poi, sempre partendo dal centro dell'unghia, della punta, andate a creare un'altra riga verso la parte più centrale, quindi in questo modo. Una cosa di questo genere. Adesso con il dotter andate a fare un puntino proprio qui dove c'è la punta e dove partono, diciamo, le striscioline bianche, quindi fate un puntino in questo modo. E poi fate altri tre puntini in cima, quindi uno qua, uno qua e uno qua. Adesso, sempre con il dotter, andate a fare tre puntini partendo dalla punta opposta dell'unghia andando verso l'alto, quindi uno lo fate qua, così, uno lo fate più su e poi ne fate il terzo, sempre all'altezza comunque del disegno che avete fatto. Adesso con lo smalto bianco andate a fare un puntino tra i puntini rosa, quindi così, uno qua e uno in cima. Così. E anche in questo caso potete ottenere una nail art abbastanza primaverile. È un po' particolare, diciamo che in un certo senso è un po' strana, però comunque insomma ci può stare. Se poi voi volete potete continuare con la riga, quindi arrivare fino in cima, oppure potete fare soltanto la riga e non fare questo, oppure potete fare solo questo. Insomma, queste sono ovviamente delle idee, però tanto per darvi un suggerimento. In questo caso andate a fare una French celeste, io l'ho già fatta perché volevo portarmi avanti, è comunque una French facilissima, dritta, e poi con il pennellino bianco andate a definire la linea superiore. Poi con il dotter andate a fare dei puntini rossi tra il bianco e l'azzurro. Ovviamente sulla linea. In questo modo. E la stessa cosa la fate sulla linea superiore bianca. Ovviamente in questo caso, siccome io sto usando
delle unghie finte, non si vede tantissimo lo stacco perché l'unghia sotto è bianca, però poi sulla vostra unghia naturale comunque si vedrà molto di più e otterrete un effetto di questo tipo. Queste sono le mie 5 idee di nail art. Io spero di avervi dato un'idea carina, un'idea utile. Ovviamente nel mio caso non guardate troppo la tecnica perché, come vi dicevo all'inizio del video, non sono un'esperta, però spero comunque di avervi dato l'idea di primavera. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.